I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Quando c'era Amalia e Vittorio, che praticamente è come se avevo fatto un patto col diavolo, mi sentivo la Madonna, Gesù Cristo, il diavolo tutti insieme. E da lì ho cominciato a sentire voci e vedere strane coincidenze che capitavano intorno a me. E da lì poi praticamente cominciava la mia malattia, diciamo. Mario so io, Vittorio era uno che stava con Sabrina prima, e poi ci sono stato con lui. E Sabrina però stava pure con altri, si chiamava Amizio, lui c'aveva avuto un figlio. E mio padre è morto nel 84 e c'era una malattia e c'era delle fascicolazioni muscolari, no? E poi ho saputo perché l'avevano, praticamente l'avevano steso, i medici stessi che gli davano i anabolizzanti, quelli che stanno un culturista, diciamo se una persona come era lui, no? E lì mi sono sentito, avevo quasi smesso le fame, poi ho ricominciato. E comunque sia, questa parte della storia mia non so se la sapevano tutti oppure soltanto una parte della gente. Sentivo le voci, vabbè, dopo negli anni 90 sentivo le voci che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato fin dal primo giro, cioè quando sono nato, ovviamente la gente mi conosceva. Una volta con la macchina, quando c'era la Mercedes, mi sono fermato da un pischello, gli ho chiesto che c'è qua la catenina d'oro, che c'era scritto il nome Sabrina. Quella è la coincidenza, perché a me io ero innamorato di questa Sabrina. Poi ho visto la Donna Zebra davanti, avevo visto un filmato dei Bowie in Nigeria, c'era la Donna Zebra, e poi sono andato a prendere i pasticche perché mi facevo sto tengeri, che era nel clavere dell'occhio. E lì vidi la Donna Zebra davanti alla chiesa. Com'era fatta? Vestita con la... come posso dire, con vestito da zebrano. Ce ne sono in giro, non è? Sì, sì, ma io proprio il giorno che avevo visto quel telefilm, che ho filmato quel video musicale, ho visto questa donna qui davanti alla chiesa di Santa Menenziana. Non è che ero malato, io mi sentivo estremamente forte, estremamente libero, forte, come posso dire, più che libertà, potere. E poi in realtà era tutta un'illusione, perché era che mi facevo quello psicofarmaco, quello piace. Che sensazioni avevi di questo potere? Che prima o poi sarei stato con Sabrina, nonostante tutto, nonostante stare con altre due persone, una sarebbe stata solito e un'altra Amizio. Cioè la Donna Zebra ti trasmetteva il fatto, questa sicurezza. Queste coincidenze mi facevano capire che, cioè non pensavo che era da gente che aveva visto attraverso l'occhio mio magari il video, ma pensavo che era una coincidenza, insomma. Le coincidenze ci sono anche normalmente. Erano troppe coincidenze. Il malessere, diciamo, il malessere è proprio da quando ho lasciato la casa, perché prima pensavo che ero come un extraterrestre, che ne so, una cosa del genere, quando sta a Centocelle, che dovevano scendere extraterrestri sulla terra, però. Però pensavo che gli extraterrestri, che io ero come un messaggero degli extraterrestri, perché c'era tutto questo potere che avevo avuto dall'epoca di Mario Vittorio. Perché non ci hai creduto più poi? Perché poi, finiti gli effetti delle droghe, non ci ho creduto più, ho rivoltato tutto al negativo. Che come era una grande infatuazione negativa. Mi sono ripreso un po' quando dovevo accudire a mio nonno.
perché c'era una persona a cui badare, quindi riuscivo a non sentirmi più qualcuno, perché c'era la realtà di questa persona anziana. Che io l'ho bene, ci cioè, ho attaccato proprio riscuotevo la pensione, era Cioè, sin dall'infanzia, il rapporto con tua madre e tua nonna, com'è stato? possessiva, mia madre era possessiva, mia nonna era quasi infatuata di me, mi prendeva come fosse stata lei la mia madre invece che mia madre. E tu come reagivi a questa Io e mia nonna pressione? abbiamo un giro, dicevo lavoro a schiava per scherzare. E mia madre litigava pure su di me, mia nonna che prende le mie difese diceva sei la cicciona, la cicciona. Mi ricordo solo mia nonna ce l'aveva con mio padre, diceva se brucia pure l'inferno, quando è morto insomma. Il prossimo che c'è un po' rimorso di mio madre, questo sì, l'ho detto pure alle psicologie, è perché mio madre l'ho trattato male, non voleva che c'era sabbia a casa, ho visto pure che faceva male, che c'era pure altra gente, faceva quasi 2 ore, e mia madre stava più male, indubbiamente non l'aiutava perché avendo c'è il tumore insomma deve cercare di prendere la via più facile, non più difficile. Però sembra che tutto ruoti intorno a Sabrina, ma poi è così? Eh sì, perché a quell'epoca innamorava Sabrina, poi c'è da dire che non mi ha mai dato un bacio, mi ha dato una volta, soltanto perché ha fumato, perché è tutto un tossico che si buca, è fumato perché come un drogato vero, diciamo, perché la droga lo piace. Dopo un po' non fa più effetto, come senso, ma è una cosa di sostentamento. Invece il fumo poteva essere una droga perché è una cosa in più. E lì mi sono incazzato, ho fatto ma solo quando fumi devo dar pace. Secondo te esiste una via d'uscita? E no, perché adesso ho problemi di altro tipo, non so più legati all'assunzione del farmaco. O di radiazioni o cose di innamoramenti vari. E Quali radiazioni? beh, perché in quel periodo mangiavo solo foglie, verdura a foglia larga, bevevo latte, tutte le cose che non si dovevano fare In facevo. che periodo? Subito dopo Cerni, che poi era venuto il Papa pure la parrocchia mia, mi sembrava che era un segno del destino, Papa Giovanni Paolo II. Senti, ma tu da bambino questa cosa del destino e delle coincidenze, ti era già capitato qualche segnale che ti ha fatto pensare che potevano Da bambino? determinare, che potevano toccare la tua sensibilità così? No, io c'avevo un libro da bambino che mi avevo regalato, mi sa, quando ero proprio piccolo piccolo, e che mi impressionava perché c'erano le figure un po' impressionanti, c'era la strega che piava fuoco, c'era. Era un libro dei sogni, di un bambino che sognava e andava a finire dentro questa situazione un po' pericolosa con la strega. La città tutta del fuoco, poi negli anni 70 feci una suda spiritica e uscì fuori il Nerone, come se Nerone fosse stato il mio spirito guida, che Nerone si sa bene quello che ha fatto, che tipo era, eccetera. Tu sei stato anche comunista, no? Per Sì, sono stato anche quanto tempo? comunista. Diciamo dal 75, Andavi alle dal 84-85. Sì, manifestazioni, andavo facevi alle militanza. manifestazioni. E che pensavi? Perché ci andavi? Perché mi pareva giusto andare a quelle manifestazioni. Che volevi ottenere, Poi ero diciamo? innamorato della ragazza di Daniele, che poi diventò il cuore Vabbè, a parte le donne, mio, Antonello. E che delle volte per cercare Santonella magari andavo a nelle situazioni dove sparavano, si ammazzavano, rubavano nell'armeria, facevano peggio cose. Periodo veramente
che se riuscivo indenne o libero, non arrestato indenne dal fatto che si è sparato, se lo sa, era abbastanza da rallegrarsi. Senti, invece poi i rapporti sessuali con le donne? Io stavo sempre in macello, giusto questa prima c'avevo Laura, che non mi piaceva, c'è stato solo per sesso. Perché io stavo bene a mia madre, la sessione stava. Mi piaceva i tuoi e il bistecchi. Che diceva? Laura diceva, così e bistecchi così andiamo ancora più le fa amore così. Ma poi ci sono stata, però l'ultima l'ho lasciata perché c'avevo la febbre che mi ero fatto evidentemente, ancora mi facevo l'eroina. Qualche cosa mi ha fatto male, c'avevo la febbre e non ce la faceva che c'era un rapporto sessuale, io volevo per forza, allora sono quasi incazzato e l'ho lasciata. E adesso quali donne ti piacciono? Beh, mi piaceva Orietta, però mi rendo conto che nella situazione in cui sto non riesco a dare niente a una donna perché sono troppo male, troppo psicologico, non lo so. Quali tipi di donne, insomma, cos'è di una donna che t'affascina? Ad esempio io quando mi masturbo penso alle donne che sono, cioè che sono puttanone, che vanno con tutti. Non ho capito. Che sono puttanone, che vanno con tutti, hanno questa cosa, questo sdoppiamento e poi vanno alla vita, non è così. Potrebbe essere Sabina, quella è vero.